Ci troviamo all'ingresso della miniera San Carlo, nel territorio di Fiume di Nisi, una delle numerose miniere che si trovano nel territorio compreso tra Fiume di Nisi, Alì, Mandanici, Santa Lucia del Mela. La struttura geologica dei Monti Peloritani è molto complessa. A ciò corrisponde una notevole varietà di rocce e minerali. Di grande importanza sono i filoni metalliferi, i giacimenti minerari. Nelle oltre 60 miniere con 300 gallerie che hanno dato ai peloritani anche la denominazione di monti metalliferi, si estraevano rame, zinco, argento, oro, ferro e altri minerali. Il distretto minerario di Fiume di Nisi fu frequentato fin dall'antichità, dall'epoca calcidese. Nel XVI secolo era presente molto attiva una ferriera che svolgeva un'intensa attività di produzione di chiodi speciali che servivano per i cantieri navali di Messina. Nel 1669, nel cuore del borgo di Fiume di Nisi, fu realizzato un palazzo governativo che diventò presto il Palazzo della Zecca. Nel 1726 l'imperatore d'Austria Carlo VI fece intensificare l'attività di estrazione nel territorio soprattutto di Fiume di Nisi e Alì e fece realizzare anche una grossa fonderia situata in località Ruppone. L'attività mineraria di estrazione proseguì fino al 1960, dopodiché si estinse a causa dell'aumento dei costi della manodopera e di trasporto. La fortezza dei Fiume di Nisi rappresenta una finestra sulla valle del Nisi e su tutta la costa ionica. Dell'antico castello, che presenta una planimetria pentagonale irregolare, sono rimasti i muri esterni, alcune divisioni interne e l'imponente mastio. All'interno del castello è presente una profonda cisterna per la raccolta dell'acqua e guardando le mura di cinta si vedono ancora dei camminamenti di ronda e delle feritoie. L'origine del castello non è documentata,
ma possiamo ricordare un fatto storico importante. Il 28 settembre del 1197, una settimana dopo la consacrazione della cattedrale di Messina, a Fiumedinisi muore Enrico VI, il padre di Federico II. Si dice che sia morto a causa di un blocco intestinale per aver bevuto l'acqua fredda del fiume dopo una concitata battuta di caccia. Infatti questo territorio di Fiumedinisi e questa residenza sveva rappresentava un territorio ideale per la caccia. Ci troviamo nei pressi della Santissima ed esattamente all'ingresso delle gole degli Eremiti, visibili i resti della vecchia chiesa della Santissima. Abbiamo visto la parte della cripta dove vi sono ancora degli affreschi e i ruderi del complesso abitativo. La Valle degli Eremiti, chiamata anche Scodella. Ci troviamo nel territorio di Fiumedinisi, nei pressi della Santissima, uno dei canyon più belli della Sicilia. All'interno troviamo un suo microclima e la sua biodiversità. Uno dei luoghi più incantati della riserva naturale orientata Fiumedinisi Monte Scuderi. Troviamo pareti alte con una flora e fauna che rendono questo luogo un sito molto interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. È detta Valle degli Eremiti perché nelle cavità che si affacciano nel canyon e all'imboccatura della valle vi sono tante piccole grotte che un tempo erano frequentate dagli eremiti. Vi si trova anche un piccolo santuario e un eremo che nel XV secolo era abitato dai Carmelitani. Poi venne chiuso nel 1652 con la soppressione. Attualmente si celebra la festa di Maria della Santissima Trinità nel primo fine settimana di settembre. Monte Scuderi domina le valli di Fiumedinisi, Alì e Itala. È la montagna misteriosa, chiamata anche Saturno o Monte Sparviero, una delle vette principali dei Monti Peloritani con i suoi 1253 metri sul livello del mare. La sommità, pressoché pianeggiante, costituisce una terrazza naturale sui due mari. Dal punto di vista geologico, la montagna è formata da roccia calcarea metamorfosata, cioè marmi. Il paesaggio è tipicamente carsico, con delle grotte, cavità naturali, fenditure, buchi, inghiottitoi, con delle formazioni che sono causate dall'azione delle acque. La presenza di buchi che si aprono verso l'interno della montagna, a partire dalla sommità, ha dato origine
alla creazione della leggenda della trovatura, un racconto mitologico che esprime in qualche modo le attese, le speranze, le aspettative delle popolazioni locali riguardo la ricerca e lo sfruttamento dei filoni metalliferi. Sul pianoro sommitale vi si trovano anche dei resti ruderi di muraglioni. Qualcuno ritiene che si tratti dei resti dell'antica fortezza bizantina di Mykos o Vikos, che in greco significa rupe. Alcuni muri sono più larghi anche di 3 metri. Nei pressi di Monte Scuderi, nelle vicinanze, sono stati ritrovati anche cocci, medaglioni e monete di epoca bizantina.